Ed eccoci giunti al giorno 10. Andiamo ad aprire la finestrella, che è proprio qui in parte. Cos'è? Sembra un gesso. No, è qualcosa di morbido. Andiamo a leggere e a capire di cosa si tratta. Allora, giorno 10, guardate, siamo a metà del libricino. Allora, una renna di legno. Ricominciò a nevicare. Da 10 minuti i tre investigatori stavano lavorando nella neve alta, sotto alla finestra, stando sempre attenti a non danneggiare le impronte. Dovevano fare presto, altrimenti la neve fresca avrebbe coperto le tracce. Su richiesta del commissario, Julian aveva portato una vecchia torcia con la quale Tom stava facendo luce. Improvvisamente Kent si fermò. Punta la torcia da questa parte, Tom, disse al ragazzo. Tom indirizzò il fascio luminoso della torcia dove gli era stato indicato, e anche lui notò qualcosa. Si intravedeva un disco di legno leggermente infossato nella neve. Era un bottone. Emily lo raccolse. E di legno chiaro, con impressa la figura di un animale o qualcosa del genere, disse. Il commissario e Tom, intanto, avevano continuato a guardarsi intorno. Per mille pupazzi di neve! Quante tracce! Esclamò il commissario, scuotendo il capo. Qui fuori è anche passato qualcuno a piedi scalzi, in pieno inverno! Aggiunse, osservando il suolo. Io so chi è stato! Gridò Tom. Anche io, gli fece ecco Emily, sotto la neve che continuava a scendere. Ma a chi appartiene il bottone? Aggiunse pensierosa. Le domande di oggi sono: puoi aiutare i tre investigatori? Chi ha camminato a piedi nudi sulla neve? Chi ha perso il bottone? Allora, vediamo cosa ci dice il nostro esperto. Prendere i calchi degli oggetti, come ad esempio bottoni, monete o chiavi, è un utile metodo che permette di conservare le tracce intatte a lungo. Per farlo ti occorrono la plastilina contenuta nel kit e delle scatoline nelle quali conservare i calchi. Prima di prendere l'impronta, ammorbidisci la plastilina impastandola con le dita. Ok, quindi allora abbiamo scoperto che questa è una plastilina. Allora, rispondiamo alle domande. Allora, chi ha camminato a piedi nudi sulla neve? Allora, mi pare di ricordare che Babbo Natale ha lasciato i suoi stivali nell'armadio, quindi sicuramente lui sarà senza gli stivali, quindi a piedi nudi. Chi ha perso il bottone? Non so, allora, dall'immagine è un bottone rosso, mi verrebbe da dire Babbo Natale. O potrebbe essere chi l'ha rapito. Non saprei dirvelo, vediamo cosa ci dice qua sotto. Allora. Il maggiordomo Jonathan ha accolto i ragazzi a piedi scalzi. Giusto, è vero! Mi ero completamente dimenticata. Sul bottone è raffigurata una renna, il simbolo di Babbo Natale, perciò è probabile che appartenga a lui. Secondo te, da dove può essere caduto? Allora, beh, è caduto dalla giacca. Ed effettivamente all'inizio del racconto. Mi ricordo, adesso mi è venuto in mente, non ci avevo proprio pensato. Qua dice, vediamo. Eccolo qua. Tom toccò la spalla di Emily e indicò sghignazzando i piedi dell'anziano signore. Era scalzo. Avrei pensato anche a Babbo Natale, visto che gli stivali erano rimasti nell'armadio, però. Effettivamente ero sulla strada sbagliata. Quindi, allora, l'esperimento di oggi è fare dei calchi con questa plastilina. Allora, cosa potrei fare? Allora, intanto ne prendo giusto un pochino. Vi abbasso la videocamera. Allora, ci dice di ammorbidirla un po' con le mani. Allora, intanto, altro che plastilina, sembra la gomma pane. Non so se voi l'avete mai usata, io la usavo a scuola ad artistica, che
Era più per giocare che per altro, onestamente. Allora, comunque, si è ammorbidita. Io qua ho anche una moneta da 50 centesimi, quindi direi di fare il calco di quella moneta. Allora, andiamo qua, prendo la moneta, eccola qui, semplicissima moneta da 50 centesimi. Mettiamola così e schiacciamo. Sì, è molto semplice, come fare i stampini per le creazioni in resina, praticamente. Ok, allora lascio che si indurisca e poi toglierò la moneta. Così avrà creato la forma e lo stampo. Ed essendo così piccola, potrò tenerlo nella mia. Nel mio quadernino di questo calendario dell'avvento che sta diventando veramente sempre più particolare. Anzi, è meglio appiattirlo perché poi dopo mi fa spessore nel quaderno e poi non riesco più a chiuderlo. Ecco qua. Tiriamo su perché prenda anche le zigzagature della moneta. Ok, e quindi anche questo è fatto. Ci vediamo domani con il seguito di questa intrigante storia alla ricerca di Babbo Natale. Ciao ciao! Eccoci insieme al giorno 11, quindi andiamo ad aprire la finestrella. Eccola qua. E abbiamo dei numeri che sembrano quelli, adesso non vorrei dire, quelli per segnare gli indizi o le foto. Adesso andiamo a leggere, vediamo cosa ci dicono. Ci dicono. Allora, giorno 11, nella stalla. Emily aveva lasciato scivolare il bottone di legno in una busta di plastica e ora lo stava osservando. Si scorgeva la figura di una bellissima renna. Deve essere del cappotto di Babbo Natale, concluse il commissario. Se qui fuori ci sono pezzi del suo abito, allora, aggiunse Tom, ma un leggero scampanellio lo interruppe. Improvvisamente udirono provenire uno sbuffo dall'oscurità. Per tutte le redini, esclamò il commissario. Davanti a loro c'era un cavallo davvero gigantesco. E lui, bisbigliò Tom. Lo riconosco dai campanelli. Willy sfrecciò fuori di casa. Campanello, campanello, gridò a squarciagola e lo afferrò per le briglie. Ci sei mancato tanto. Il commissario ordinò a Willy di condurre il cavallo nel suo box. Tutti si diressero alla stalla e Tom, che si trovava ancora sotto la finestra dello studio, si mise per gioco a camminare accanto ad una serie di impronte, tentando di tenerle il loro passo. Che fatica! Esclamò una volta arrivato davanti alla stalla. Entrando, sgranarono tutti gli occhi dallo stupore. Dentro c'era una slitta, anche questa era ornata con tanti campanelli ed era talmente grande da poter trasportare un carico gigantesco. Willy legò campanello all'interno del suo box e gli diede un po' di fieno. Abbiamo quattro cavalli, trainano la slitta di Babbo Natale, spiegò. Oggi pomeriggio campanello era scomparso, ma i nostri cavalli ritrovano sempre la strada di casa, sorrise Willy accarezzandogli il muso. Uno dei cavalli, il più piccolo, dormiva sdraiato sulla piaglia. Questo è allegro, disse il garzone indicandolo, è malato e ha bisogno di riposo. Il commissario si guardò attorno. Alle pareti della stalla, oltre agli accessori per i cavalli e ai pezzi di ricambio della slitta, erano appesi degli utensili di giardino, una vanga, un rastrello e diverse assi dipinte di blu, che probabilmente dovevano servire per la staccionata del giardino. Una di queste era a terra. Forse, cominciò Kent, qualcuno è arrivato qui dallo studio, calandosi dalla finestra. Ha colpito Julian con quest'asse, poi è fuggito. Tom ed Emily lo ascoltavano curiosi. Kent
Come fa il commissario a sapere che qualcuno si è calato dalla finestra dello studio e ha raggiunto la stalla? Vediamo cosa ci dice il nostro esperto. I veri investigatori portano sempre con sé dei cartellini per indicare dove si trovano impronte o reperti sulla scena del crimine, prima di scattare fotografie. Nella finestra di oggi ne troverai qualcuno per te. Ok, quindi questi qua sono appunto per indicare dove si trovano le impronte o i reperti. Tra l'altro, rispondiamo direttamente subito alla domanda: come fa il commissario a sapere che qualcuno si è calato dalla finestra e dello studio e ha raggiunto la stalla? E basta vedere l'immagine, vedete ragazzi, ci sono le impronte di qualcuno che tra l'altro sembrano le stesse di queste, quindi può aver fatto questa deduzione. Qua abbiamo le impronte, qua vediamo i pezzi spaccati del legno blu e qui c'è lo zoccolo del cavallo che anche questo appunto è bagnato e quindi sarà il cavallo che è uscito. Diciamo che oggi è molto semplice, a parte rispondere alcune domande, non c'è nulla di particolare da fare. Quindi per oggi è tutto, ci vediamo domani. Ciao ciao! Ciao ragazzi, eccoci giunti al giorno 12. Come sempre, apriamo la finestrella. Allora, oggi abbiamo un metro. E un metro in plastica. Va da 0 fino a 80 centimetri. Da questo lato 76. Ok, vediamo cosa ci dicono di nuovo. Giorno 12, questione di peso. Il colpevole era davvero scappato in sella a Campanello? Allora doveva essere smontato dal cavallo una volta raggiunto il centro del bosco. Perciò Campanello aveva ripreso la strada del ritorno. Il commissario aveva bisogno di tempo per riflettere. Completamente intirizziti dal freddo, i detective erano seduti nella cucina di Elsa, davanti a una tazza di cioccolata calda. L'orologio segnava le 8:20 di sera e gli abitanti della casa attendevano silenziosi di avere novità. Elsa, troppo preoccupata per resistere ancora in silenzio, domandò: «Avete trovato qualche traccia di Babbo Natale?» Il commissario Kent posò la tazza. «Sì, e lo troveremo, ma per ora non possiamo dirvi nulla di più.» Julian si alzò, strinse la mano del commissario e disse sottovoce: «Spero succeda presto. Qui abbiamo bisogno del nostro capo.» Poi si strofinò il bernoccolo, accarezzò i bambini sulle spalle e si scusò. «Ho ancora parecchie scartoffie da sbrigare. Il capo ama l'ordine.» Anche Jonathan uscì dalla stanza per riprendere il suo lavoro. Tom aveva riflettuto per tutto il tempo. «Se il bottone che abbiamo trovato nella neve appartiene davvero a Babbo Natale, allora lui potrebbe anche non essere stato narcotizzato. Forse è semplicemente saltato dalla finestra.» Il commissario tirò fuori un metro dalla tasca e disse: «Ottima osservazione, Tom. Devo tornare nello studio. Voglio misurare con precisione le distanze degli oggetti nella stanza e ricostruire di nuovo l'accaduto. Voi controllate la cucina.» Il commissario era appena uscito dalla stanza quando essa esclamò: «I biscotti! Ho dimenticato i biscotti appena fatti nel forno.» Willy balzò verso il forno come punto da un ago di pino e tentò di aprire il pesante sportello, ma non era abbastanza forte. Elsa lo spinse delicatamente da parte. «Lascia fare a me», disse. Aprì lo sportello con uno strattone ed estrasse, appena in tempo, una grande teglia piena di fumanti biscotti natalizi. Tom aveva osservato tutto. «Emily, sono tutti sospetti, ma una cosa è certa: Willy non può aver aperto la finestra dello studio.» Emily lo guardò sbalordita. «Come fai a saperlo?» «La domanda di oggi è: tu sai come fa Tom ad esserne certo?» Devo dire che mi ricordo del fatto che quando il detective ha cercato di aprire la finestra, mi ricordo che c'era scritto. Allora.
Il commissario aprì la finestra e nel farlo dovette tirare con forza. I cardini erano arrugginiti e facevano molta resistenza. Quindi non può essere Willy in questo caso. E anche se Elsa l'avevo onestamente esclusa, adesso comincia a essere una, fa parte, insomma, dei sospetti. Vediamo cosa ci dice il nostro esperto. I detective scientifici non si limitano solamente a raccogliere reperti e a rilevare impronte, ma prendono anche le misure del luogo del delitto. Questo permette loro di ricostruire più facilmente l'accaduto. Aiutandoli con il metro contenuto nel kit, misura con precisione le distanze tra gli oggetti in camera tua. È meglio scattare anche una fotografia per avere sempre davanti agli occhi la situazione subito dopo il reato. Ok, quindi allora prenderò la mia agenda da detective e inizierò, farò a questo punto dei disegni prendendo le misure. Eccoci, allora ho preparato anch'io un bicchiere come hanno fatto loro, ho messo delle penne, giusto qualche cosa per riempire, insomma, e misuriamo. Allora, ecco qua, sono all'incirca 9 centimetri. No, scusate, lo zero, mettiamolo qua. Quindi 10 cm di stacco tra i bicchieri e le penne. Come vedete, questo è veramente una cosa, un esperimento molto semplice, esperimento, insomma. Misurare quello che è, insomma. Quindi questo è concluso, molto semplice. Ora passiamo a quello che come l'ho fatto nel quaderno. Ecco qui, ho rifatto la stessa cosa nel quaderno, facendo un po' il bicchiere, un po' astratto, con le penne, il washi e lo stampino. Ovviamente le proporzioni non c'entrano niente, quindi non lasciate stare. E quindi ho fatto col metro i 10 cm di stacco. Quindi per oggi è tutto, noi ci vediamo domani. Ciao ciao!